Buongiorno ragazzi, sono Mike Senza Nome, bentornati a un nuovo episodio di Motorsport Manager. Iniziamo subito con una bella intervista dalla Motor Racing Magazine. Accettiamo l'intervista. Sarai al settimo cielo per il podio di Luigi Marchetta questo weekend. Decisamente, un ottimo risultato per noi. Claudia Dreyfus ha avuto difficoltà e ha ottenuto solo il decimo posto. La seconda domanda, perché l'intervista di questi signori è fatta da due domande. È stato un weekend difficile per Claudia, dovrà fare meglio in futuro. Il tuo morale va sotto i piedi? Non me ne frega un cazzo. Claudia, svegliati fuori, bella mia, perché qua non c'è spazio per i deboli. Progettiamo una nuova parte, 2.404, ha bisogno di un motore che sarà cruciale nella prossima gara, quindi puntiamo sui motori. Allora, abbiamo la Anna Navarra che può permettersi di farmi un bel motore. Costruiamolo, 1.500.000 mi costa. 18 giorni e sarà pronto il nuovo motore, che potete vedere è sotto la media, cioè siamo settimi come motore, decisamente non buono. Oh mio Dio, posso cambiare la livrea dell'auto, sul serio? Posso cambiarla completamente? Incredibile, posso rendere la macchina come desidero. Una macchina bella rossa, come noi sappiamo chi. Guardatela qua, bianca e rossa, eh? Colore chiaro degli sponsor, bianco, colore scuro, nero ovviamente. Guardate che bella che sarebbe questa macchina, ma costa 500.000 renderla così, quindi lasciamola così. Mi piace nera e gialla, la Octane Racing è nera e gialla, quindi. Due messaggi non letti. Mike Senza Nome, in quanto manager di una scuderia del campionato, sei a tutti gli effetti un membro accreditato della Global Motorsport Association. Quindi sarà necessario il tuo voto sui potenziamenti, cambi di regole, sui potenziali, Dio santo non riesco neanche a leggere. Se decidi di astenerti, risparmierai il voto per un'altra occasione. Ciò consente alla squadra di concentrarsi sulle regole che per loro hanno priorità. Tra due settimane ci sarà la prima votazione. Dilemma, compleanno Luigi, a Luigi compleanno. E compleanno Luigi, facciamo un bel regalo? So che è molto suscettibile riguardo il suo compleanno. Che ne pensi? Il morale scende oppure aumenta? Facciamo, organizziamogli una festa. Una festa per Luigi, 100.000 euro. Che cazzo di festa è? Cosa gli poi? Le pornostar li prendi? Allora, io accetto l'intervista. Praticamente la prossima gara mi è stato detto che durante la stagione io posso votare e posso decidere su cosa votare. Però posso dire la mia sinceramente, se aggiungere Pechino o meno non mi interessa. Mi interessa ad esempio mettere la safety car virtuale in modo che non si creino incolonnamenti, perché quando stavo vincendo in un'altra gara mi è successo che per via della safety car si è fatta colonna e ho beccato tutti di nuovo. Avevo 7 secondi di stacco e poi mi è toccato di nuovo fare a gara, fare a botte. Oppure ancora meglio, eliminare punti per il pilota in pole position. I punti vengono assegnati a chi vince, non a chi fa il giro più veloce o comunque chi fa il giro più veloce durante le qualifiche. L'incontro della GMA della prossima settimana si terrà in località Pechino. Puoi dirci cosa ne pensi prima del voto? Non ho ancora deciso come voterò, onestamente. Sicuramente è difficile capire chi trarrà dei vantaggi da questo cambio di regole. Se non sento argomentazioni chiare o favore o contro, potrei astenermi. Ok, tutto, grazie Mike, termina l'intervista. Ma la mia intervista dove va a finire? Su qualche rivista, da qualche parte? Cioè, faccio le interviste perché? Per cosa? C'è il voto per raggiungere Pechino. Passiamo ai voti, ragazzi, passiamo ai voti. È iniziata una nuova votazione a Global Motorsports. Stavolta il tema è aggiungere Pechino. Andiamo sulla politica. Una nuova gara a Pechino è stata aggiunta al calendario. Questa regola avvantaggia le scuderie che probabilmente faranno una buona prestazione a Pechino. Cioè non me. Votiamo contro. A favore, contro, contro. Un altro stronzo a favore, ancora a favore. Eh sì, va bene, dai. Tutti pro, avanti, grande, quindi cioè, a cosa serve votare se tutti a favore? La votazione è terminata, il cambio di regole è stato approvato e sarà applicato nella stagione 2017. Le prove libere di Milano, venerdì, pioggia. Ci sarà sempre più pioggia.
Marchetta durante le prove libere arriva al 96%. Ed eccoci qua alla fine delle prove libere. La Dreyfus arriva quarta con 1 minuto e 20 e 316, ma Arbeloa fa 1.19 addirittura. Marchetta undicesimo, nonostante mal di schiena della Marchetta a quanto pare. Mike senza nome avrà un sorriso a 32 denti, sì, perché sì, se li avessi tutti i 32 denti sarebbe 32 denti. Comunque, mai tracciato qua Emiliano, favorisce Octane Racing, sembra che otterrà un buon risultato questo weekend. E tu che ne sai? Che ne sai? Siamo pronti per la gara domenica a Milano, soleggiato ovviamente, abbiamo fatto le prove libere con la pioggia, adesso è soleggiato. Previsione meteo è soleggiato, c'è poco da fare. Le gomme morbide si usano più lentamente, assetto la gara, il meccanico finalmente inizia a influire su Marchetta, mentre la Dreyfus va avanti con le intermedie e assetto la gara perché il suo meccanico non capisce niente, o meglio è lei che non riesce ad andare d'accordo col suo meccanico. Marchetta con l'altra donna va più che d'accordo, bravo Porcello. Così dovremmo esserci, scelta delle gomme e lei ha le, per forza le morbide per iniziare, iniziamo con le gomme così, vediamo se ci sarà bisogno di cambiare successivamente. Una roba del genere riusciamo a farla ragazzi? Dai che ce la fa. Gomme morbide, le gomme morbide si usano più lentamente, bravo Marchetta. Andrai alla grande Marchetta, conto su di te. Nonni o superiore, per lo sponsor nonni o superiore. Può essere nonna, bisnonna, quello che vuoi, ma basta che sei superiore. Ovviamente Sabato, Evans, Jones Dottier e la Dreyfus parte sesta. A quanto pare gli scarsoni partono davanti nel campionato. Dodicesimo, undicesimo, decimo, nono, ottavo, settimo, sesto, quinto, quarto, terzo, Arbeloa, Beauchamp, Etavirja. Cioè, quello, i migliori partono ultimi, va bene. Questa è una regola mia nuova. Quelli qua già bloccati nel traffico, guardate che accelerazione le macchine della Garuda, incredibile. La Dreyfus ha un ottimo cambio, Marchetta perde posizione perché giustamente Beauchamp, come abbiamo detto anche nelle altre puntate, gli è fatto di steroidi. La sua macchina va a 40.000 all'ora. La Dreyfus si prepara al sorpasso Evans. Guardate Dreyfus all'esterno, grandissima la Dreyfus, brava Dreyfus, come ti ho insegnato. Sì, bello mio, il consumo è alle stelle, ma per forza dovresti superare e tu invece sei lì che te la gratti. Dai Marchetta, Dios, vai, spingi. Già e Beauchamp sono 16 e 17. Questa gara sono esattamente, dove cavoli sono? 13 giri? 13 giri e basta in Italia, attenzione. Se riusciamo a gestirla bene, riusciamo a farci forse solo due pit stop. La Dreyfus deve riparare, questo è il suo problema. Ah, il suo motore è veramente da schifo. La Dreyfus riparte. Troppo illimitata, ma riuscirà a ottenere un paio di posizioni rispetto a... Bene, il motore va meglio, grazie che va meglio. La Dreyfus arriva quarta e Marchetta parte ottavo, nono addirittura. Dai col sorpasso. Niente, non ce la fa, inizia a frenare troppo presto, quindi sbaglia tutto. Ecco, la sorpasso all'esterno. Niente, ancora una volta ci rinuncia. Mancano 5 giri. Sabato e pit. Sabato, altro un problema meccanico anche in questa gara. Benissimo, la Dreyfus arriva quindi nonna, mantenendo così la classifica. Marchetta, a quanto pare, continua a perdere posti. Dai Dreyfus, dai che ce la fai a riprendere il Sabato. Dove cavolo è il Sabato? Quinto, eccolo qua, in questa curva. Che bella sensazione superare uno che praticamente ha problemi ai motori. La Dreyfus si sta mettendo all'opera.
Mancano due giri, due giri alla fine. La Dreyfus è sesta. Dai Marchetta, riprenditi bello, riprenditi. Buono, buono Marchetta, dodicesimo. Dai così, va bene. Tutto calcolato ragazzi, tutto calcolato. Un altro da superare. Dembélé, problemi in macchina. E anche il quarto che è Antonov, problemi alla macchina. La Dreyfus è terza, attenzione. E adesso abbiamo Beauchamp davanti che sarà un po' difficile. Ma abbiamo Gerard che con problemi alla macchina spinge lo stesso. Si capisce come è possibile. E anche la Dreyfus problemi alla macchina. Ah, ovviamente l'ultimo giro. Beauchamp non ha problemi alla macchina, no. E nemmeno a Jones Dottir, che ormai è dall'altra parte del circuito, sta doppiando Evans. 6 secondi di vantaggio rettilineo per la Dreyfus, che va a vincere. Terzo posto per la Dreyfus. Attenzione, terza posizione, quindi bene. Bravissima, bravissima Marchetta. Intanto lungo il rettilineo, niente male, complimenti a tutti. Settimo posto. Beh dai, un buon piazzamento complessivamente. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, nono superiore con entrambi i piloti. Peccato che non c'è il bonus per entrambi i piloti. Veramente una bella gara questa di Milano. Molto semplice, molto corta, come piacciono a me. 13 giri in tutto. Veramente bene. Dreyfus terza, settimo Marchetta. Benissimo, due soste tutti. Addirittura Rogers una sosta. Vedete, quelli che hanno fatto una sosta alla gara non ci sono arrivati alla fine. Quindi poco da dire. Controllo dell'auto dell'associazione bla bla bla. È una regola infranta. Penalità 100.000 euro, due posti. Vaffan. Per il cambio, componente vietato. Benissimo, meno male che era basso il rischio. Quindi la Dreyfus perde il posto. Terza posizione, quindi niente podio perché siamo stati squalificati per il fatto che avevamo dei componenti illegali secondo la GMA. Il morale scende a Dreyfus anche se arriva in buona posizione. Spero che ciò ti servirà da lezione, Ernie, vai a cacare per favore. Mi hanno fregato il pezzo, non posso più usarlo, vaffanculo, mi tocca progettarne un altro di cambio. Ah. Allora evitiamo le cose con rischio, va bene? Evitiamole. Affidabilità più 15. Questo è l'unico oggetto che posso prendere perché sai il rischio. Mi hanno appena beccato sti stronzetti, vaffanbrodo. Costruisco il componente? Sì, costruiscilo, rimarrò di nuovo a secco. C'è ancora posta per me? Sì, Oscar Diaz, come è messo questo signorino? Si è data da schifo, è commerciale per niente, quindi direi che passo. Passo ragazzi, passo, e direi che passo e concludo anche qui questa quarta puntata della mia serie su Motorsport Manager. Vi ringrazio per l'attenzione, se vi è piaciuto ricordate di lasciare un like, se non siete iscritti iscrivetevi, qui Mike senza nome, passo e chiudo, ciao e buon proseguimento.